È bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità. Se siete di stomaco debole, allora non vi consiglio di proseguire, e se le tematiche forti non fanno per voi, allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa Eva Grimbel vi faccia di sua proprietà. Experiment 6735 di Ukis, capitolo 30. I piedi di Dave calpestavano il pavimento in modo veloce, mentre le gambe andavano in sincronia tra di loro, seguendo un percorso che fino a poco prima non ricordava. Sentiva la testa pesante, il sovraccarico di informazioni lo aveva letteralmente stordito, ma doveva vedere con i suoi occhi, doveva accertarsi che sia Harry che Lux stessero bene. Il petto gli faceva male ogni volta che realizzava di essersi dimenticato di loro. Com'è potuto succedere? Continuava a ripetersi, ma non trovava risposta se non un nome che gli balenava davanti agli occhi come chiavi per ogni porta: Grimbel. La dottoressa Grimbel era riuscita a farli stare male un'altra volta, ad indebolirli come se nulla fosse, e loro erano cascati nel tranello. Dietro di lui, Azzurra e Will cercavano di tenere il passo, mentre quest'ultimo malediceva Dave per non aver preso la direzione del passaggio segreto, così come lui aveva suggerito. Ma Dave non voleva proprio saperne. Doveva vedere con i suoi occhi e dare un senso a tutte quelle immagini che gli passavano davanti come saette, per poi scomparire e ritornare in limpidi ricordi. Entrarono nella mensa, per loro fortuna vuota, ed entrarono nel Villennium, e adesso quell'odore che un tempo aveva percepito come disgusto, adesso sapeva di familiare e quasi lo fece rilassare, perché era come se lo ricordava, era tutto vero, il Villennium esisteva. Will lo sorpassò, facendo strada verso la sala del pianoforte, lì dove aveva lasciato Harry e Luxia. Ma il corridoio opposto catturò la sua attenzione, dove le luci erano accese e la porta del laboratorio spalancata. Le labbra si storsero in una smorfia di terrore, le gambe tremarono, ma questo non gli impedì di andare avanti. Un groppo in gola e una stretta allo stomaco lo soffocarono e quasi si pietrificò dopo qualche passo, ma a portarlo alla realtà ci pensò Azzurra, che poggiò una mano sulla spalla e lo guardò cercando di incoraggiarlo ad andare avanti. E quel gesto, per quanto fosse stato gentile, fu apprezzato da Dave. William deglutì a fatica e camminò questa volta più velocemente, e più si avvicinavano, più sentiva un lamento disperato accompagnato da dei sussurri. Quando si trovarono davanti al laboratorio, illuminato questa volta da una luce abbagliante e lucente, rimasero di sasso. Luxia cullava tra le sue braccia il corpo fragile ed assente di Harry, che piangeva adesso in silenzio, reprimendo tutte le urla che avrebbe voluto far uscire. Ma era troppo terrorizzato dal corpo inerme di Josh, che giaceva in silenzio a qualche passo da loro, emettendo lamenti indistinti. Azzurra si coprì la bocca con una mano, il viso lacerato dell'infermiere la fece sobbalzare, e quando osservò la mano insanguinata e tremante di Harry, tutto si fece più chiaro. Lo stesso stupore si era impossessato di Will, che con la bocca leggermente aperta e il respiro affannato fissava i due con aria preoccupata. «State bene?» balbettò guardandoli. Lux annuì semplicemente, lieta di vedere che i suoi amici avevano riacquistato la memoria e che la cura aveva avuto successo. Ma adesso la più grande preoccupazione era Harry, che sembrava non voler abbandonare quello stato di paura e di terrore. Dave fece qualche passo avanti, cercando di mandare via il nodo alla gola, che non voleva dargli pace. Si mise davanti a Harry, portandosi alla sua altezza. «Respira, non è morto», lo informò e serrò la mascella, come per darsi un'aria decisa. «Tu non l'hai ucciso», gli disse poggiando entrambe le mani sulle sue spalle e scuotendolo appena. Solo allora Harry lo guardò, concentrandosi sul marrone dei suoi occhi e sulla sicurezza che essi emanavano, e annuì credendogli. Quindi si alzò aiutato da Dave e si alzò a sua volta Luxia, massaggiando la parte del collo dolorante dove poco prima Josh l'aveva prontamente colpita. «Andiamocene di qui, e questa volta non intendo solo dal Villennium», disse Dave. Decisero tutti di uscire,
ma si bloccarono quando un ronzio passò loro alle orecchie. Il rumore proveniva da Josh, ormai svenuto del tutto, e subito dopo una voce si fece spazio. «Josh, tutto ok?» Era la voce di Fred che proveniva dal piccolo walkie-talkie nero che Josh portava alla cintura. Luxia si catapultò verso l'uomo e gli sottrasse l'oggetto, mostrandolo ai suoi compagni. Will deglutì passando una mano tra i capelli. «L'esperimento è riuscito?» parlò di nuovo Fred. Fu allora che Will prese l'oggetto e lo azionò. «Tutto ok?» disse con voce più bassa e cupa, cercando di farla sembrare naturale, imitando l'infermiere. «Bene, mi stavo preoccupando», disse Fred, e poi nient'altro se non il silenzio. «Questa la portiamo con noi. Dovrebbe collegare tutti gli infermieri. Se dovesse succedere qualcosa e dovessero comunicarselo tra di loro, lo sapremo», disse Will passando il walkie-talkie a Lux, che lo mise nella tasca della tuta. Harry sentiva ancora quell'orribile sensazione su di sé. La sensazione di aver perso ancora una volta se stesso e di aver lasciato che la rabbia vincesse per qualcuno che fino a pochi mesi prima non conosceva nemmeno, o almeno che credeva di non conoscere. E adesso aveva quasi ucciso per lei. Presero la scorciatoia sotto le suppliche di Will, che secondo il suo parere passare dalla mensa sarebbe stato più facile, ma certamente più rischioso. Così uscirono dal bagno. Dave osservò le telecamere puntate su di loro, poste ai lati del corridoio. «Sbrighiamoci, è la nostra unica occasione adesso che la dottoressa è assente», intimò loro. «Andrò nella sala del sistema informatico. Credo di ricordare ancora dove si trova. Cercherò di manomettere i circuiti del cancello e delle telecamere. Non dovrebbe essere difficile», sussurrò Dave guardandoli. Azzurra annuì in accordo. «Io cercherò un mezzo per andarcene di qui», disse. Le sue mani tremavano appena e una sensazione mai provata fino ad ora si impossessò del suo corpo. Forse adrenalina o, nei peggiori dei casi, paura. Will teneva una mano in tasca. «Io vado a prendere alcune delle sostanze e magari alcune provette con il sangue di Lux. Potrebbero fare comodo», disse e si sentì subito bruciare con lo sguardo da parte di Harry. «Che c'è? L'hai visto anche tu che la cura ha funzionato?» borbottò scrollando le spalle. «Will ha ragione. Non sappiamo ancora del tutto come funzionano i codici e non sappiamo quanto tempo ci vorrà per arrivare in città. Più informazioni prendiamo, meglio sarà», acconsentì Lux portandosi una ciocca di capelli dietro l'orecchio. «Io e Harry andiamo nell'ufficio della Grimble, cercheremo più informazioni sul Villennium». E si divisero, ma prima che Azzurra potesse prendere la strada per la Hall, Dave la fermò tenendola per il polso e poggiò le labbra sulle sue, dandole un bacio casto. «Fa attenzione», disse. Lei gli sorrise e andò via. Harry e Lux percorsero la strada che portava all'ufficio della dottoressa Grimble e mai come allora il tragitto sembrò così lungo. Harry teneva stretta la mano di Lux, come per assicurarsi che non scappasse proprio come era successo nel suo sogno e gli era sfuggita via con così tanta facilità da terrorizzarlo a morte. E adesso non l'avrebbe più lasciata andare, non avrebbe più nemmeno permesso che qualcosa che gli apparteneva gli fosse sottratto. A quel pensiero le sue guance si tinsero di rosso. «Lux mi appartiene», continuava a chiedersi, perché non c'era altra motivazione per sentirsi così spaventato all'idea di doverla perdere. Pensò di poter addirittura inciampare in quello stesso momento e mettersi in ridicolo di fronte a lei. Cosa peggiore non sarebbe potuto accadere. «Perché pensa a queste cose mentre siamo nel bel mezzo di una fuga?» si chiese maledicendosi mentalmente. Ma era più forte di lui. Non riusciva che a pensare a lei, nonostante gli stesse accanto e camminasse insieme a lui pari passo. Il ragazzo si bloccò all'istante quando dalla fine del corridoio sbucò la sagoma di Fred, che esaminava una serie di cartelle con sguardo basso. Panico. La stessa smise di ragionare e il cuore gli era finito in gola. Lux sbarrò le palpebre quando la sua schiena finì contro la parete e il suo corpo contro quello di Harry. Una mano si posò al lato della sua guancia, cercando di coprirla. L'altra finì sulla guancia di lei. Il cuore sembrò frantumarsi in mille pezzi, un dolore piacevole, il battito irregolare e tutte quelle sensazioni di quando si è di fronte all'unica persona capace di far pensare con il cuore e non con il cervello,
che ti fa tremare con un sorriso e ti strappa via tutte le insicurezze con una carezza. Harry poggiò le labbra sulle sue. Il suo stomaco sembrò aggrovigliarsi in un vortice di felicità che non aveva fine. Era diverso da come lo ricordava. Le sue labbra si muovevano lentamente su quelle carnose di lei. Credeva di non aver mai assaporato una tale dolcezza e quando le mani di lei si nascosero tra i suoi capelli, un lieve gemito gli sfuggì dalla bocca. Fred alzò lo sguardo e quando vide quei due lo riabbassò senza darsi il tempo di capire chi fossero. Odiava vedere quel genere di cose, ma la dottoressa Grimble non era contraria a quel tipo di rapporti tra gli esperimenti. Anzi, li incoraggiava e lui a riguardo non poteva dire nulla. Prese dritto e se ne andò, ma i due sembrarono importare. Harry portò le mani sui fianchi di lei, costringendola ad avvicinarsi di più a lui, e lei lo fece senza farselo chiedere un'altra volta. Le braccia avvolsero il collo di lui. Adesso era in punta di piedi per facilitare quel bacio disperato e bisognoso di attenzioni. Quando posero fine al bacio per riprendere fiato, Harry poggiò la sua fronte su quella di lei. Il suo respiro era irregolare e le labbra leggermente più gonfie. Lux lo guardò, sentiva le guance calde. Il suo primo bacio era avvenuto lì, tra le mura di Redwood, con un ragazzo che credeva aver perso di vista un anno fa. Aveva sempre immaginato il suo primo bacio al chiaro di luna, con il ragazzo dei suoi sogni, ma non era stato come se lo era sognato. Forse era stato mille volte meglio, perché quelle sensazioni non credeva di poterle mai provare, e invece le stava provando tutte adesso, per lui, con lui. Harry la lasciò andare allontanandosi un po' da lei. Io cercò di formulare una frase di senso compiuto, ma le parole gli erano finite. Non dire nulla, disse Lux accennando un sorriso. Voglio ricordarmelo così, quindi non dire nulla. Era in imbarazzo e mille domande iniziarono a farsi spazio nella sua testa. E se non l'ho fatto nel modo giusto? E se non gli fosse piaciuto quanto è piaciuto a me? Ma adesso qualcosa di più importante li aspettava. Andarono nell'ufficio della dottoressa e così come era stato chiesto, Harry non fiatò, cercando di metabolizzare ciò che era appena successo. Ma sorrideva e quel sorriso sarebbe stato difficile da far scomparire. Lux gli ordinò di cercare tra i cassetti della scrivania e tra gli scaffali, mentre lei si occupava di analizzare il computer della dottoressa, che quando si accese si rifiutò di aprirsi, necessitando di una password. Lux sospirò affranta. Quello non era il suo campo e non conosceva nemmeno bene la dottoressa per poter capire quale password potesse usare. Si osservò intorno. Le mura bianche e prive di quadri o qualsiasi altra cosa le fecero venire in mente le mura di quella stanza del Millennium, imbrattati da quel nome, James. E all'improvviso si ricordò dove aveva già sentito quel nome, James Collins. Aveva trovato un fascicolo nel laboratorio quel giorno in cui Lewis aveva provato ad appropriarsi del suo corpo senza successo. Così osò e digitò il nome e quasi per miracolo la schermata del desktop si aprì. Luxia rise piano, ancora incredula, e si mise a sfogliare i file del computer. Ma non trovò nulla di compromettente. Eva era brava, e come se lo era. Dal walkie-talkie si sentì di nuovo quel ronzio. Lux lo prese e lo poggiò sulla scrivania. «Abbiamo un problema con l'esperimento 9745», disse con voce tremante un uomo. «La vedo! La vedo!» urlò una donna. «È sul letto!» disse la prima voce. «Fatela scendere! Adesso!» urlò Fred con tono autoritario. «Josh, dove cazzo sei finito?» urlò sempre Fred e poi il silenzio per qualche minuto. «Si è buttata!» disse la donna. Harry si era avvicinato a Lux, ascoltando con cautela ciò che dicevano gli infermieri. Sullo schermo si aprì una schermata con delle piccole icone che ritraevano i visi di tutti gli esperimenti con sotto relativo numero identificativo. Si fece spazio l'icona con il viso Ailey sotto il suo numero, 9745, e la scritta in attivo lampeggiò sul dolce viso della ragazza dai capelli rossi. Come faceva a sapere il computer? A saperlo in automatico? Ci controllano anche così, borbottò Harry senza nemmeno rendersi conto che Lux stava piangendo.
con occhi persi nello schermo ad osservare quella ragazza con cui aveva avuto una conversazione seppur durata pochi minuti. E adesso lei era morta, per colpa di Redwood. Quando se ne rese conto, fu troppo tardi, perché un allarme si azionò causando un rumore assordante che li costrinse a coprirsi le orecchie. Ci misero qualche minuto prima di reagire, o perlomeno reagì solo Harry, che trascinò via Lux, che ebbe il tempo di prendere solo il walkie-talkie. Si trascinarono a passi svelti nella hall e subito dopo vennero affiancati da Will e Dave, che li guardarono in confusione. Will provò a spingere le porte dell'uscita, ma erano bloccate. Dave iniziò a dargli dei calci, ma nulla, e l'allarme continuava ad assordarli. Quando poi si fermò, una voce prese il suo posto. «Dove credevate di andare?» La voce della dottoressa apparì languida e bassa. Era affiancata da alcuni degli infermieri, tra cui Fred, la cui fronte era imperlata da uno strato di sudore. E ciò che li sorprese fu la presenza di Louis, vestito con abiti normali e che stava al fianco di Eva proprio come uno di loro. I ragazzi rimasero con gli occhi fissi sul ragazzo, che un tempo era loro amico, senza parole. «Ci lasci andare», le ordinò Lux ponendosi davanti ai ragazzi. Dave nel mentre aveva estratto la pistola che aveva nascosto fino ad allora e la passò ad Harry, ricordando ciò che Rich aveva confidato loro quel giorno, e la puntò contro Louis. Eva si irrigidì, ma non lo diede a vedere e rise camuffando la sua preoccupazione. «Ti sei ammollito, 6735. Non riuscirai a farlo», disse, e proprio quando pronunciò quell'ultima parola, Harry sparò colpendo Louis alla scapola. Il ragazzo dagli occhi privi di colore urlò di dolore, cadendo sulle ginocchia e tenendosi una spalla, dandosi forza. Eva guardò Louis con la coda dell'occhio. «Mi importa poco di lui, si è reso totalmente inutile», disse senza problemi la dottoressa, mentre teneva le mani giunte al grembo. La sua compostezza mise i brividi a Louis, credendo che fosse arrivata davvero la sua ora. Lux allora prese la pistola dalle mani di Harry e se la puntò ad una tempia. «Ma io ti servo, ti serve il mio sangue», disse Lux, e per la prima volta smise di darle del lei. La guardò negli occhi. Eva non credeva di averla mai vista più sicura e decisa di sé. La sua espressione mutò radicalmente alla vista dell'indice di Lux sul grilletto. «Aprite le porte», ordinò Eva. Fred fece per ribattere. «Adesso!» gli urlò Eva, e Fred obbedì facendo spegnere l'allarme, e le porte si aprirono all'istante. I ragazzi uscirono subito. «È stato un piacere, Eva», sorrise Lux prima di uscire. Davanti a loro si parò Azzurra, alla guida di uno dei furgoni con il logo di Redwood. I ragazzi ci si catapultarono all'interno e sfrecciarono verso l'uscita. Solo quando le ruote lasciarono il cortile di Redwood e si ritrovarono fuori dal cancello si concessero il lusso di sorridere. Risero guardandosi in faccia tra di loro, ce l'avevano fatta, erano liberi. Dave era riuscito brillantemente a manomettere il circuito del cancello. Azzurra aveva preso e acceso il furgone senza chiavi, senza alcun problema. Will era riuscito a raccogliere tutto quello che riteneva importante. Harry era riuscito ad affrontare una delle sue paure più grandi, sparare. E Lux ce l'aveva fatta. Aveva mantenuto la sua promessa, li aveva salvati, e presto avrebbe fatto uscire anche gli altri. Quello che non sapevano è che avevano dato inizio ad una guerra.